esattamente gli stessi che ha usato per anni Berlusconi, e che permettono poi a Berlusconi, peraltro inutilmente dal punto di vista dei risultati, l'Abruzzo Docet, rivendersi come uno statista rispetto a quello che è il governo. Ora, finché questa è una battuta, ovviamente tutti possiamo fare la battuta, beh, di fronte a questi sembra uno statista anche Berlusconi, ma la verità è che molto di quello che oggi è al governo è figlio di una stagione alla quale noi dovremmo resistere anche nei comportamenti individuali e nelle modalità di comunicazione, perché è evidente a tutti che tutti sanno che la magistratura ha evidentemente degli ottimi magistrati e anche dei magistrati che non sono così ottimi, ma è evidente che di fronte a un provvedimento del genere non è pensabile onestamente che si siano riuniti dei magistrati con Salvini e Di Maio per far cadere nello stesso giorno. Si può anche avere quel sospetto, ma francamente da parte nostra non dovremmo avanzare quel sospetto come lo ha avanzato per anni Berlusconi. Perché questo lede il rapporto, diciamo, tra noi e la società civile, quel poco che ancora ci ascolta. Oh, tieni conto che tra l'altro ci sono sui giornali, c'è questa cosa di David Ermini, vicepresidente del CSM, che è andato a pranzo con i deputati del PD. Insomma, è vero che fai parte, come dire, dalla parte, se è stato eletto come parte politica del CSM, però insomma adesso fai parte della magistratura, non puoi. Questo è un altro dei comportamenti, capito? Che lui ha detto ma non ho mica parlato con Renzi, cioè, ha parlato con tutti i renziani. Non è questo. Chiunque sia stato votato dal Parlamento, quando anche avesse ricevuto anche un solo voto di un altro gruppo politico per il quale non simpatizza, è un rappresentante del Parlamento intero. È chiaro. Lo chiediamo al Presidente della Camera, va chiesto a tutti coloro che rappresentano la Camera e il Senato una volta che sono eletti. Tanto è evidente. Più CSM. Insomma, questa è una cosa. Cioè, queste sono norme, però io ribadisco, queste sono norme che chiunque di noi, che veniva da qualunque condizione di studio precedente, i partiti politici popolari di massa del Novecento ce lo hanno insegnato a tutti, perché quella funzione di formazione che ci facevano non era semplicemente fare propaganda per far vincere il proprio partito, qualunque fosse il nostro partito, ma era anche farci capire come funzionano le istituzioni e che una volta che noi eravamo nelle istituzioni dovevamo rappresentare le istituzioni al meglio affinché il nostro partito venisse considerato al meglio. E queste sono regole minime di creanza istituzionale che ci sono state date a tanti di noi che le hanno ricevute come educazione civica dal proprio partito, e purtroppo questi sdoganamenti di comportamenti non fanno solo sì, come fa Salvini, per tutte le cose più grossolane della destra, che la gente ragioni di pancia, ma anche che la gente perda i contatti e i confini tra quello che è istituzionale e quello che è partigiano. Bene, senti, allora la prossima puntata affronteremo un argomento che mi sta molto a cuore, ma penso che sia a cuore senz'altro anche a te. Il mondo cattolico come si sta muovendo, se sì, l'ipotesi di avere in campo politicamente il mondo cattolico con una sua definizione, diciamo movimento, non credo partito, movimento è più probabile, no? Quindi lo affronteremo, perché mi sembra la cosa più interessante che può accaderci in questa fase. Bene? Allora, sì, lo spero anch'io. Bene, allora, grazie a tutti. Grazie e a te, veramente, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. E allora, dopo questo lungo momento dedicato alla politica, ancora un po' di musica. Ascoltiamo un particolare arrangiamento della canzone di Annarella, brano simbolo del gruppo emiliano dei CCCP. Con questo brano nel 1990 il gruppo chiudeva la propria storia. Poi comunque il gruppo sarebbe rinato col nome CSI.
Il brano che mandiamo è estratto dall'ultimo album di Giovanni Lindo Ferretti, Bella gente d'Appennino, di madri e di famiglie. È un live registrato nella chiesa di San Pietro di Reggio Emilia a dicembre del 2017. Quindi ascoltiamo Giovanni Lindo Ferretti in Annarella. Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così. Non dire una parola che non sia d'amore. Per me, per la mia vita, che è tutto quello che ho, è tutto quello che io ho e non è ancora finita. Quello che io ho e non è ancora finita, è tutto quello che io ho e non è ancora finita. Lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che non sia d'amore. Bene, eccoci di nuovo qua e insomma accolgo l'invito di Anita per parlare di un altro evento di cui abbiamo già parlato per l'inizio, però adesso parliamo della fine del Capodanno Lunare Cinese. Certo, che... dacci qualche altra informazione interessante. Beh, abbiamo già detto di quello che... sono i festeggiamenti per il Capodanno Lunare, che per un periodo di 2 settimane circa più o meno ha un rituale per cui ogni giorno è dedicato a una certa attività, per cui c'è il giorno in cui si vanno a trovare i parenti vicini, gli amici e così via. E insomma quest'anno diciamo, già detto in televisione, la televisione cinese normalmente per il giorno del Capodanno ha un evento particolare che è appunto nel rispetto della tradizione, cioè tutta la famiglia si mette avanti alla televisione e vede questo spettacolo che insomma è lo spettacolo più visto al mondo e chiaramente per i contenuti deve essere un po' per tutta la famiglia, per cui ci sono degli intermezzi che vanno per i bambini, altri per i giovani e altri ancora per le persone più anziane. E
insomma, vedendolo, non potendolo vedere in diretta, l'ho visto su internet e così, insomma, facendo le ricerche sui motori di ricerca, ho avuto modo di vedere insomma anche le puntate di anni precedenti e si vede il tipo di evoluzione. C'è differenza, che c'è stato, quindi? Sì. Beh, innanzitutto questo inno alle più moderne tecnologie, per cui per esempio c'erano dei conduttori virtuali, nel senso che c'erano il conduttore in carne e ossa e c'era il suo gemello fatto, realizzato con l'intelligenza artificiale. E questo qui, tra l'altro, la cosa insomma anche interessante è il fatto che il fornitore di tecnologia di questi conduttori in intelligenza artificiale era americano, no? Per cui diciamo un certo tipo di apertura. E poi insomma nello spettacolo alcune cose molto tradizionali, tipo un balletto di arti marziali realizzato in uno stadio con migliaia di atleti tutti sincronizzati, e insomma una cosa veramente spettacolare, perché facevano queste mosse di arti marziali anche abbastanza complesse, tutti quanti sincronizzati, e in questo stadio erano migliaia di persone che si muovevano all'unisono. E poi diciamo anche in quei giorni lì c'era il Festival di Sanremo e si vedeva, diciamo, la ricchezza degli scenari, degli stage televisivi, degli studios televisivi e così via, e quindi il fatto che il mercato televisivo cinese oramai è il primo mercato televisivo del mondo, e quindi diciamo il tipo di mezzi che si usano per questo genere di spettacoli non bada spese. Per e cui... qualche spettacolo più moderno cosa hai notato? Per i giovani, oltre che spettacoli della tradizione, come stavi dicendo, sì, ci sono per esempio per i bambini, insomma in Cina c'è questa tradizione di spettacoli fatti da bambini, e lì rimani un po' a bocca aperta, nel senso che vedi questi bambini che fanno degli spettacoli di altissimo livello. E poi per i ragazzi siete magari dei perfezionisti, diciamo che nelle scuole cinesi insomma sono abbastanza, sappiamo, sì, molto duri. E poi vabbè, insomma, nelle tendenze musicali cinesi ci sono anche le concessioni a quel tipo di influenze musicali che non sono proprio cinesi, per cui non so, le versioni cinesi del K-pop, per K-pop si intende il Korean pop, no? Piuttosto che di altri generi musicali che vengono da altri paesi asiatici, per cui sì, insomma sono degli spettacoli fatti un po' per diverse fasce di età, perché appunto nella tradizione tutta la famiglia sta insieme, e quindi siccome sono degli spettacoli che poi durano credo 5-6 ore, una cosa di questo genere, e poi insomma per riuscire a tenere la gente davanti allo schermo ce ne vuole per queste ore, devi riuscire a fare un qualche cosa che insomma unisce un po' tutta la famiglia. Quindi non è solo il Festival di Sanremo che dura appunto 3 ore, 4 ore, anche voi da questo punto di vista, anche la televisione cinese sa essere molto ho notato una cosa, ma ci sono in giro per Roma tantissimi orientali, e credo che sia la maggior parte siano cinesi, ma mentre prima nella tradizione insomma il Capodanno è dedicato alla famiglia, no? Sì, come sì. Adesso cioè il ceto medio-alto invece se ne va a spasso per il mondo? Beh sì, sicuramente sì, perché diciamo la festa tradizionale è quella di ritornare al proprio paese di origine, però insomma siccome oramai queste le riforme sono già insomma si festeggia quest'anno il 40° delle riforme di apertura economica, e oramai insomma non, per tanti soprattutto giovani non c'è un
un luogo di origine a cui ritornare, nel senso che diciamo la loro memoria è quella del cittadino di origine, del cittadino che vede le sue origini nella città, insomma, per cui in quel caso lì dice ma insomma starmene a casa ha meno senso. Poi le famiglie cinesi sono diventate molto più piccole.